Ringraziamo Ancora, intanto sì, eccoci ancora qua. l'onorevole Meloni Ed e eccolo Paolo qui. Cochi, giornalista, Avete già visto regista, e adesso lo documentarista. sentite anche. Paolo, ovviamente grazie, ci rivediamo, Grazie a voi. ovviamente ci siamo già sentiti e visti anche in altre realtà radiofoniche. E sei qui per quanto riguarda sicuramente un momento assolutamente importante perché ovviamente per il tuo lavoro è quello appunto, come diceva ovviamente Alessandra, sei un regista, un documentarista, un giornalista, insomma, c'è da parlare di tanto che è appartenuto purtroppo alla nostra cronaca nazionale e che ancora comunque fa parlare, mostro di Firenze non Sì, solo. il tuo libro, Paolo, Il mostro di Firenze, è al di là di ogni ragionevole dubbio. Partiamo da questo, poi ci sono altri lavori che tu hai seguito anche con la televisione, La zona oscura, ne parleremo breve. Il tuo libro ripercorre tutto l'iter, 50 anni di delitti molto misteriosi. Partiamo dal 68, Paolo. Sì, più che libro io vorrei un attimino parlare dell'ultimo lavoro, Il tuo che è ultimo La zona lavoro. oscura, una serie TV trasmessa a luglio in TV e ora uscita in DVD, che sarà presentata a Firenze il 30 di settembre alla Fiera del Libro a Fortezza d'Abasso. È ancora aperta l'inchiesta, Paolo? Sì, è ancora aperta, diciamo, dopo 50 anni c'è una parte dell'inchiesta aperta, è abbastanza basata, diciamo, a mio avviso, come mia opinione, su un movente abbastanza particolare. È stata proposta come i delitti del mostro sono stati proposti come movente la strategia della tensione, le bombe. Le stragi di Stato, insomma, è nata questa nuova inchiesta un po' così, in maniera a mio avviso molto, molto leggera. È un'inchiesta tenuta, a mio avviso, tenuta in piedi, tenuta in vita con defibrillatore, perché elementi, almeno da quello che se ne sa sui giornali, sono elementi molto labili, sono cose molto vecchie, rimasticate di perquisizioni, parlano di un legionario, ma parliamo di cose molto, molto vecchie. Staremo a vedere adesso il lavoro della Procura se riuscirà a far luce più che altro sull'intera storia del mostro di Firenze, se è possibile acquisire dei dati più significativi rispetto a quella che è stata fino ad ora una triste storia non solo di cronaca, ma anche di cronaca giudiziaria, perché ricordiamolo, ha visto dei processi molto controversi e una definizione molto lontana dalla verità. Ricordiamo che tu ti occupi da sempre dei cold case, i cosiddetti Sì, cold case, cioè i delitti irrisolti. irrisolti. Quale verità ci è stata consegnata sul mostro di Ma Firenze, Paolo? mostro o mostri? Mostro, mostro, mostro. Mostro di Firenze assolutamente al singolare. Magari ci potrà essere una serie di persone che può avere in qualche modo coperto e che ancora possa, diciamo, coprire. Non dico l'identità del mostro, ma che comunque non lavora per la ricerca della verità. Ecco, questo lo posso dire con chiarezza. La domanda, scusa Alessandra? E dunque, intanto, ecco, che tipo di verità secondo te ci è stata consegnata? Ma poi volevo chiederti anche, quest'estate se ne è parlato moltissimo anche sui giornali, sulle riviste, sui giornali, sui quotidiani, di una lettera anonima mai pubblicata. Ce Sì, ne puoi parlare? Ci puoi dire esattamente di che si tranquillamente. tratta? Allora, il tipo di verità è una verità assolutamente parziale e molto controversa, perché non c'è molta gente che crede ad alcune sentenze parziali solo per alcuni omicidi, mentre per gli altri sono rimasti assolutamente cold case, quindi irrisolti. Riguardo alla lettera anonima, è una lettera che ho rinvenuto nelle carte, ho pubblicato nelle carte dell'avvocato Bevacqua, ed era una lettera indirizzata a Fioravanti. Parliamo una lettera datata 18 novembre 91, quindi prima che Pacciani Prima sì, infatti. fosse perquisito, fosse, diciamo, indagato. E questo anonimo,
si sa chi è, insomma, è molto curioso perché già preannuncia, scrive all'avvocato Fioravanti, che me l'ha confermato di averla ricevuta e poi successivamente consegnata agli atti della procura, quindi è negli atti del processo Pacciani, che preannuncia già un ritrovamento nell'orto del Pacciani. Poi sappiamo tutti che, e parla di interramento, di invecchiamento, sappiamo tutti che poi nell'aprile, il 28 aprile 92, viene ritrovato nell'orto del Pacciani un bossolo calibro 22 che però non porterà nessuna conclusione a livello balistico come prova. Paolo, lo riprendiamo fra qualche minuto, dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità e poi dopo ritorneremo ovviamente e proseguiremo su questo filo del discorso e poi con anche tanti collegamenti che avremo ovviamente, due grazie a te, qui importanti per parlare di questa situazione di altro. Lina, la regia. 47 ore, minuti dopo le ore 12, è sempre Breakfast in Italia con Alessandro Maurizio e è un ospite veramente d'onore, Paolo Cocchi, lo ricordiamo, regista, documentarista, giornalista, per parlare ovviamente della situazione legata al mostro di Firenze. E ovviamente adesso riprendiamo il filo da dove l'avevamo lasciato prima della pubblicità, perché lo ringraziamo, abbiamo adesso un importante collegamento, Alessandro, vero? È con noi l'avvocato Nino Marazzita, buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Prego. Buongiorno avvocato, ricordiamo penalista famosissimo, sì, molto noto non solo in Italia. Stavamo dicendo, avvocato, con Paolo, la verità, che tipo di verità ci è stata consegnata sul mostro di Firenze, e vorremmo chiederle a che punto siamo con l'indagine, un'inchiesta ancora aperta, avvocato? 50 anni di tempo eppure siamo qua. Il mostro di Firenze è come se non fosse mai nato, è un blocco, un'indagine fatta male, un'indagine che ha portato un disastro, ha rovinato molte persone, ma non si è concluso niente. Ancora la parola verità si deve, non solo si deve dire, deve cominciare a dire la parola verità. Lo strumento con cui il pubblico ministero di allora, di Firenze, ha cominciato l'indagine che poi ha coinvolto il mostro di Firenze e i compagni di merenda, è una non indagine, come dicevo prima. Per dire, ha fatto uno screening tra le persone che avevano precedenti penali e ha scartato quelli che nel momento degli omicidi erano fuori dal carcere ed è risultato essere solo Pacciani fuori dal carcere. Quindi la dice lunga è il modo con cui è cominciato l'indagine. Cominciando così non poteva che finire come è finita. Cioè con il non accertare nulla, e quello che è stato accertato è stata una rovina. Una rovina personale per molte persone, una rovina per la verità. Quindi tante falle a partire proprio dall'inizio, insomma, è praticamente... Sì, è partita male, quindi non poteva che finire male, finire nulla, travolgere tante persone, perché era doppio, tutti si volevano occupare del morto, certo, ognuno aveva il suo filo, l'indagine è morta quando è stata abbandonata la pista sarda, questo è stato il procuratore di Firenze, che ha detto non c'è più, da quel momento l'indagine ha preso un filone da tavola, da barzelletta, sì. tragico sviluppo, tragico e inutile sviluppo, che certamente non ha reso giustizia alle vittime. Avvocato, buongiorno, sono Cos. Le volevo fare una domanda relativa al clima che ancora è presente a Firenze quando si parla di questo caso e si toccano determinati, si va ad opinare praticamente quelle che sono state le indagini dell'epoca. C'è un clima ancora molto teso, secondo lei perché? Ma proprio perché non è stata detta una parola di verità. Quello che è stato fatto nuocendo molte persone. Ma c'è una pena? No, grazie. No, l'ho già pronta. Molte persone che non c'entravano, ma molte persone che non c'entravano. Quando l'indagine è fatta male, è chiaro che commettono errori giudiziari, su errori giudiziari, uno chiama l'altro. E perciò di una zona particolarmente bella d'Italia dove sono accadute delle cose mostruose, e di queste mostruose non sappiamo cosa. Avvocato, sì. Accadute, non sappiamo. Le faccio una domanda che ho fatto anche prima qui in studio a Paolo Cocchi, no?
Per lei è un mostro o sono mostri a Firenze? Ma non c'è, quello che riguarda Bacciani e i compagni di merenda non c'è stato niente, ha fatto lei e me. Avvocato, in un minuto ancora volevamo chiederle che prospettive ci sono di indagine. Nessuna, quando un'indagine nessuna viene compromessa dopo decenni, fino a questo punto non ha nessuna possibilità nessuna di che riemerga uno spiraglio di verità. E quindi resteremo così a pensare che magari il mostro di Firenze... Gli inquirenti dovrebbero pagare, quelli che hanno sbagliato dovrebbero pagare, ma in Italia gli inquirenti hanno un'impunità assoluta e quindi non succederà nulla. Non mi aspettate niente perché sono tutte balle, scoperte di dettagli banali che non c'entrano niente con Don Bacciani, con i compagni di merenda, col mostro di Firenze, quindi non vi aspettate nulla. Grazie avvocato, davvero del suo prezioso intervento, grazie ovviamente della disponibilità e la ringraziamo. Grazie, buon lavoro. E quindi, sì, è stato molto chiaro. Sarebbe più chiaro di così, allora forse mostro di Firenze, se è mostro, come ovviamente sembra che sia così, o è fuori ancora in giro oppure magari già è morto. Ma io sono riuscito a seguire a livello documentale e giornalistico fino al processo Bacciani. Fino al processo Bacciani, Bacciani aveva degli indizi più o meno validi, più o meno corposi, dopodiché ho perso di vista, non riesco a seguire la logica, il movente di tutto ciò, di quello che è avvenuto dopo. Io nell'ultimo lavoro non sono entrato in queste questioni, quindi la zona oscura è un viaggio nei luoghi del mostro e racconta i luoghi del mostro di Firenze, degli omicidi, e tutte le varie dinamiche che sono avvenute, quindi è un lavoro di questo tipo. Tutto quello che riguarda le indagini, è sempre molto noto che è sempre molto spinoso affrontare anche questo discorso di questa lettera anonima. Io ho avuto dei segnali forti di contrasto, pur raccontando la vicenda a livello storico, perché ho fatto un convegno, ho mostrato un qualcosa che era inedito e nonostante questo attacchi molto molto feroci. Ne continuiamo a parlare, ovviamente lo ringraziamo, altro collegamento, ovviamente purtroppo abbiamo soltanto 4-5 minuti, però lo ringraziamo della sua disponibilità, un collega, un giornalista ovviamente esperto di cold case, Fabio Sanvitale, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Fabio Sanvitale, giornalista investigativo, possiamo dire, e grande esperto di cold case. Entriamo nel delitto con lei, nei delitti anzi con lei. A che punto siamo? Facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto all'avvocato Marazzita. Che prospettive ci sono riguardo proprio all'inchiesta? Non credo che siano un granché, nel senso che dopo molti anni, a partire dall'anno scorso, è emersa questa pista appunto che riguarda vigilanti, che però è una pista che nasce in maniera abbastanza fumosa riguardo quelle che potrebbero essere le eventuali responsabilità dell'ex legionario. E certamente dopo così tanti anni è complicato riuscire a trovare qualche cosa di veramente nuovo, anche perché tra l'altro gli esami che sono in corso attualmente su tutti i reperti dell'epoca, stiamo parlando comunque di reperti, basta vedere le foto per esempio della scena del crimine dell'ultimo delitto, quello di Scopeti, in cui tutto è stato maneggiato a mani nude perché insomma i protocolli erano completamente diversi, e in questo mi ricorda un po' quando sono state fatte le nuove analisi genetiche per il delitto Pasolini. Allora è chiaro che si trova del DNA magari, ma poi è difficile capire se è dell'assassino piuttosto che dell'operatore di polizia scientifica, piuttosto che di quello della mortuaria che hanno maneggiato le cose. Esami doverosi, per carità di Dio, certo che fatti questa distanza di anni non è che mi aspetto Chissà che cosa, sì. Grandi risultati, certo. Fabio, ovviamente diamoci del tuo, ovviamente, se sei d'accordo, praticamente niente. La lettera anonima, questa lettera anonima mai pubblicata. Se ne è parlato tanto. Secondo te come si può leggere questa situazione legata a questa? Questa è una situazione di cui fortunatamente possiamo leggere oggi, perché
essendo anonima non è rientrata o è rientrata, diciamo, molto lateralmente nel processo, certo, d'epoca, molto marginalmente, sì, sì. E d'altronde quella è la procedura. Chiaramente all'epoca gli venne dato poco peso quando arrivò, anche perché nessuno poteva prevedere che 5 mesi più tardi buona parte di quella lettera si sarebbe veramente incarnata nella perquisizione. Io ho avuto modo di conoscere in varie occasioni Ruggero Perugini, che è l'uomo che materialmente poi estrae il proiettile interrato e che in quel momento comandava la squadra antimostro, la SAM. E Ruggero Perugini è persona veramente moralmente al di sopra di ogni possibile sospetto, visto che è stato anche, cioè, si sospettò all'epoca, sembrava strano il ritrovamento di un proiettile dentro un palo, cioè era una cosa veramente molto curiosa. Questa lettera è molto sinistra perché prevede il ritrovamento di un oggetto balistico. La lettera parla di una pistola, fa cui ho ritrovato un proiettile, ma insomma sono le zuppe e pan bagnato, di qualcosa che riesca a ricollegare i diritti, e parla proprio di interramento, che è esattamente quello che è successo. Fabio descrive le proprietà chimiche di come si potrebbe essere fatta questa cosa d'arte, insomma è molto sinistra. È particolare questa. Una domanda, Fabio, buongiorno. Sì, Paolo Cochi, buongiorno. Fabio, che ne pensi del movente? Tu sai che c'è stato un esposto da parte di un avvocato, cioè, del movente proposto, cioè la pista eversiva, le stragi di Stato, i neofascisti, almeno questo sembra quello che hanno riportato i giornali. Insomma, che ne pensi di questo movente sui delitti del mostro di Firenze? Molto variegato. Sì, ma a me sembra veramente che la dietrologia non ha fine. L'eversione di destra, diciamo l'ultimo atto che è attribuito alla strage della stazione di Bologna, sempre ammesso che sia eversione di destra, perché io ho avuto sempre dei dubbi personalmente su quel processo. Però lasciamo perdere quello che penso io. Ma veramente c'è bisogno di fare una cosa così complicata? Cioè, io penso sempre dobbiamo partire dall'ipotesi più semplice. Poi se l'ipotesi più semplice non si configura, si può salire di difficoltà. Ma per quale motivo la destra eversiva o comunque per gettare terrore nel paese si sarebbe dovuta inventare un serial killer? Mi sembra una cosa veramente così tanto particolare, omicidi dopo 10 anni, cioè va bene, sì, infatti. Sì, insomma, sì, una follia, non l'abbiamo vista da nessuna parte, ma anche ammettendo che l'Italia è un paese che sicuramente ha avuto una versione di destra forte, comunque stiamo parlando di un'ipotesi talmente complicata e avveniristica, ma non avevano bisogno di inventarci una cosa così complicata, bastava mettere una bomba su un treno, come purtroppo è stato fatto, voglio dire, ecco. Infatti. Fabio, grazie veramente del tuo intervento, sempre puntuale, preciso, grazie davvero, grazie, buon lavoro, grazie, e ci risentiremo magari a presto per magari riparlare su questa tematica. Grazie, torneremo Fabio. Ancora, grazie Fabio San Vitale. Credo che abbiamo lo stacco pubblicitario, Vanni, Maurizio, assolutamente sì, Paolo, quindi linea, con noi resta. Sì, linea chiara in regia, ci sentiamo ovviamente fra pochissimi istanti. Due minuti dopo le 13, non ci siamo ammattiti, non è casuale questo brano, anzi, un brano divertentissimo, veramente, che fa sorridere, però... Era il 1968. Anzi, però... C'è un perché. Ed è un però che ci fa ritornare seri, perché è veramente da brividi. Paolo, perché questo brano l'abbiamo mandato? Questo brano l'ho, diciamo, indicato, perché era una canzone... Sì. Dell'epoca molto famosissima, famosa, sì. e la tramontana nel 1968, 50 anni fa, l'anno del primo delitto del mostro di Firenze, e il povero Natalino Mele, che era il bambino che si salvò, e raccontò di che per farsi coraggio nella notte, lui si avventurò nella notte per arrivare poi a questo casolare, e si racconta di che si cantava questa per darsi coraggio, povero canzone. Piccolo, ricordiamo che ha fatto non 10 metri da solo nella notte, immaginate da brividi, ma la scena. Qualche chilometro, e questo bambino che sopravvive al primo omicidio, ecco, sì, vorrei dire appunto una parola su Natalino, che io conosco personalmente,
è un'altra delle vittime del mostro, perché ha passato una vita veramente rovinata, distrutta. Trauma, Paolo, è stato grande affrontare senza il boss. Senza l'aiuto di, notte, di nessuno. Da sì, solo. Quella notte sì, lui fece quasi 3 chilometri a piedi. C'è chi dice che lo accompagnò qualcuno, ma sono, non credi a questo? Sono, cioè. No, perché ci sono i verbali dei carabinieri di chi lo ri. Lo anche perché che ci poteva essere lì? Cioè. No, no, ci sono i verbali con i calzini, perché il bambino era scalzo, strappati il logori, quindi 3 verbali di 3 persone che lo affermano. Se l'avesse accompagnato qualcuno, cioè il bambino ha camminato. Ecco. Come vive oggi Paolo questo ricordo? Oggi è un uomo grande. Lui? Come lo vive questo ricordo? Con un trauma, accennavi? Ma no, io credo che già da tempo abbia rimosso. L'abbia un po' somatizzato, cioè sì, metabolizzato, insomma, sì, sì. No, si è creato un substrato nel suo inconscio probabilmente, ma lui dice chiaramente, l'ha detto anche in una recente intervista, ma io già lo sapevo da prima perché lo conosco da anni, che lui dice che il padre non c'era e che comunque lui ci arrivò da solo lì. Quindi quel primo delitto è stato un po' il delitto che poi ha condizionato tutta l'indagine sul mostro di Firenze, con poi la condanna al padre, a Stefano Mele, sì, che era un poveretto oligofrenico. Paolo, prima di salutarci, no, io torno proprio su quella che è stata la mia prima domanda proprio a te, no? Sì. Tu sostieni, ma veramente a chiare note, che il mostro è un mostro, e sì, non più mostri, ma con questa stranezza poi anche di tempistica, uno sola, una persona sola. Sì, una persona sola, ma comunque questo non lo dico io, lo dice la letteratura criminale e criminologica. Cioè, un certo tipo di delitti a sfondo maniacale, una psicopatologia di questo genere, non può essere condivisa per 17 anni con altre persone, tanto più quelle che sono state indicate, che erano tre anziani, sì, certo, ubriaconi di paesi. Sì, comunque, al di là di questo, è nella casistica mondiale, non esiste un caso di plurimo di omicidi seriali con questo tipo di vittimologia, quindi coppie appartate, sì, in auto, uomo o donna? Uomo, assolutamente. Uomo. Non vedo quale potrebbe essere un altro movente se non quello di maniacale. Insomma. Io, se abbiamo un altro minuto, volevo fare un'altra domanda a Paolo Cochi. Sì. Prima dell'ultimo collegamento con Fabio Sanvitale stavi accennando ad attacchi ricevuti. Hai avuto coraggio nell'affrontare questo caso con depistaggi, con coperture importanti? No. Come affronti tutti i cold case? Che cosa ti appassiona nella ricerca dei cold case? Ma sai, la ricerca della verità, forse. La ricerca della verità e poi analizzare questi casi a freddo è un po' più facile di farlo, quindi non mi sento poi di condannare più di tanto chi ci ha lavorato nell'immediatezza dei fatti, quindi è più facile sicuramente analizzarli a freddo. Per quanto riguarda gli attacchi che comunque ti fanno su questo caso, è praticamente ormai ci sono abituato, perché ecco, io faccio un convegno, tiro fuori dei documenti tipo una perizia ultimamente a un convegno, e c'è sempre la persona di turno che o per mettersi in mostra o per voler contestare, quella è una perizia che sta lì. E quindi è un dato di fatto. Io lo pubblico, lo pubblico. Le carte parlano. No, io sono un documentarista, cioè, quindi mi documento e ridocumento, quindi c'è poco da opinare, cioè è grottesco poi alla fine questo comportamento. Hai temuto mai per la tua vita? No, hai avuto mai paura? Non credo che si possa arrivare a questo tipo di... Però son casi spinosi, nel senso che comunque si capisce sul caso del mostro di Firenze che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Ecco. Ricordiamo che sta per uscire anche, tornerai a trovarci, con te dovremo fare puntate di 3-4 ore, perché abbiamo tante domande per te. Ed è veramente bello averti, è un grande piacere. Ricordiamo che hai lavorato molto sul delitto di Via Poma, sì, e ne parleremo poi assolutamente con te, sì,
Uscirà il libro il tuo libro in autunno sul delitto di Simonetta Cesaroni. Altro delitto veramente che ha tante ombre, ma troppe forse. Ce ne parlerai. Paolo, grazie. Davvero. Grazie, no, grazie davvero. È un grande piacere. Ci vorrebbero veramente quattro ore. E a presto di sentirci. La prossima volta facciamo un po' più di tempo ancora, perché ne vale veramente la pena, assolutamente. Grazie davvero. Grazie Paolo Cocchi, buon lavoro. Grazie.